ci sono innovazioni tecnologiche, innovazioni di mercato e innovazioni geopolitiche. Le innovazioni tecnologiche sono che l'AI in un anno è diventato rilevante, perché chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Chi ce l'ha riesce a vendere sulla base dei bisogni non costruiti in maniera strutturata. Quindi chi ha l'AI riesce oggi, come fa Zalando, a guidarti nelle risposte rispetto a quelli che sono i tuoi desideri, non quello che è la ricerca del prodotto specifico che vuoi. Se vuoi, puoi cercare il prodotto specifico, ma la cosa straordinaria dell'AI è che ti cambia la modalità di ricerca, sia per quanto riguarda le informazioni che per quanto riguarda i prodotti. La seconda cosa è che l'AI cambia in maniera rilevante, migliorando l'efficienza di tutti i processi, processi di logistica, processi di delivery, processi di creazione di contenuto. Quindi l'AI oggi è in grado di cambiare sia l'efficienza di tutti i processi di un'azienda e-commerce, che l'efficacia, perché ti migliora i contenuti, che il cambiamento del modello di business. L'AI ha cambiato i connotati. E su questo la seconda cosa che è evidente è che l'AI cambia la competitività delle imprese e dei sistemi paesi. In questo cambiamento della competitività delle imprese e dei sistemi paese è evidente che strutture geografiche come il Nord America, America e Canada, rispetto all'Europa, rispetto alla Cina, dimostrano che l'America è ancora il paese di guida nell'innovazione e dimostra che il paese di guida negli investimenti in tecnologie abilitanti, il che porta alla creazione di grandi imprese che sono imprese che competono sui mercati internazionali. Secondo lei, in questo momento le aziende italiane sono in ritardo per quanto riguarda i carrelli online? Noi rispetto agli altri mercati abbiamo in questo momento, dalla nostra ricerca fatta con Cribis, circa 45.000 merchant che sono società di capitali che vendono online, rispetto alla Francia che ne ha 200.000 e alla Germania che ne ha più del doppio. Quindi siamo irrilevanti come numero di imprese che vendono online, ma siamo irrilevanti anche come volumi di affari venduti online, perché queste imprese sono tendenzialmente medio-piccole. L'elemento distintivo è che siamo il paese che ha più intermediazioni fatte da piattaforme e da marketplace rispetto a tutti gli altri paesi europei. Perché ovviamente, essendo una realtà fatta di piccole imprese, queste piccole imprese hanno bisogno di essere intermediate per raggiungere il proprio mercato e i mercati che non riescono a raggiungere autonomamente.